perché le luci scaldano parecchio. Richiamiamo sul palco Giuseppe Musacchio con il numero 67, Giuseppe Fusiello, scusami. Magari tenetevi un briciolo più dietro dove scotta un po' di meno, ok? Ok? Perfetto. Poi richiamiamo Filippo Fortunato con il numero 85 e Mattia Delli Santi con il numero 90. Ragazzi, qualche secondo di posa. Buonasera signor sindaco, siamo lieti di averla qui con noi. Le nostre bellissime vallette le consegneranno i premi da dare ai nostri atleti. Abbiamo al quarto posto con il numero 69 Giuseppe Fusiello. Di 250 euro con il numero 90 Mattia Delli Santi, e al primo posto con il numero 67 Giuseppe Musacchio. Un bel applauso per Giuseppe e complimenti anche a Mattia. Una foto con le nostre vallette che sono presenti questa sera, e l'associazione volontari Valenzani ci tiene per Valenzano, avete ragione perché noi abbiamo Valenza per cui sbagliamo vicino, tiene personalmente a ringraziare il sindaco di Valenzano per l'appoggio e il sostegno che è stato dato per la manifestazione. Sicuramente abbiamo bisogno di personaggi che in qualche modo ci possono sorreggere, anche se avete terminato la serata. Io voglio mostrare qualche muscolo nel caso, mi sentivo un po' spaesato tra questi atleti. Allora, Valenzano è contenta di avervi come ospite, mi auguro che vi abbia accolto bene, mi auguro che l'organizzazione dovuta a Rongone, vieni Antonio, per cui loro non sono stati presenti tutto il tempo, ma comunque erano intorno a voi per darvi garanzie. Allora, mi auguro che ci siano altri ritorni, ringrazio i giudici per la loro presenza, la loro pazienza, avete guardato tanta, tanto impegno, perché puoi dire che quello che ha detto Antonio non è tanto fuori, sì, tanto bene. Allora io devo darvi 21, tra cui anche una bellina. È rinviata per ragioni non burocratiche, per ragioni di correttezza, perché i monopoli di Stato hanno ravvisato un'imperfezione e quindi per garanzia di, diciamo, anche di trasparenza ci hanno chiesto di trasferirla più in là. Sarà un'occasione anche per rivederci, perché sarà sicuramente collegato a un'altra manifestazione, e quindi un'occasione. La data è stata fissata per dicembre, il 15 dicembre. Sicuramente sarà nel palazzetto dello sport, al coperto, perché è un periodo diverso da questo. Vi rinnovo gli auguri, soprattutto agli atleti, Bruno e il sindaco la vogliamo, perché sicuramente è importante avere, anzi facciamo una cosa, lasciamo Antonio e Simona, che mi sembra meglio, bene? Allora, signora Vallette, prego, vogliono essere circondate dalla bellezza, occhio perché Bruno ha le mani lunghe, con il numero 78 Raffaella Della Penna, con il numero 79 Cemile Tarim, con il numero 82 Valeria Gemma, con il numero 88 Carmela Petaroscia, con il numero 99 Deborah Bottazzi,
con il numero 103 Manuela Erbi, con il numero 104 Cristiana Menini e con il numero 106 Patrizia Lannotta. Allora, qui abbiamo un bellissimo esempio di... Cerile Tarim, con il numero 82 Valeria Gemma e con il numero 104 Cristiana Menini. Queste ragazze si presenteranno per la routine dopo la categoria Master. Grazie a tutte e complimenti per la vostra bellezza. Ci vediamo tra poco. Con il numero 63 Claudio Imperio. Ragazzi, piazzatevi sulla destra. Francesco, per piacere, vai un po' più a destra, così ci stiamo tutti. Ok, tenetevi in ordine numerico per cortesia, grazie. Con il numero 91 Luigi Carnimeo. Con il numero 92 Giacomo Carofiglio. E con il numero 96 Domenico Tarantino. Allora, scorrete tutti un briciolo più a destra, grazie. Un briciolino più a destra. Signori, per cortesia, un briciolo più qua. Vieni, 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 ok? Bene. Un briciolo più qua anche tu, grazie. Con il numero 65, Claudio Imperio. Fa un passo avanti Claudio. Con il numero 68, Angelo Pantaleo. Con il numero 81 Mauro Zotti e con il numero 92 Giacomo Ferrofiglio. Gli altri si possono ritirare, li ringraziamo per la loro presenza. Resta Carofiglio. Su questo lato qua, vieni Giacomo, ci piazziamo qui. Complimenti a te, anche perché sicuramente tu hai qualche annetto in più. E a 59, ragazzi, onore al merito a Giacomo, eh?
passiamo al quarto posto, che ha un imposto 348, Francesco Di Leo. Prendiamo Claudio, per cortesia resta onde evitare noi. Comportamento decoroso nei confronti del pubblico, come preferisci tu. Benissimo. This is my time, just listen. La miglior routine che viene premiata con un rimborso di 500 euro, scusatemi se è poco, e integratori, Antonio scusami, qui non riesco a leggere perché è cancellato, integratori, e sempre per la routine questo? Per l'assoluto, per la vincitrice questo? La vincitrice, bicipiti di schiena, è sempre un bel vedere signori, anche se è tardi e siamo stanchi, vi girate di fronte, vi fate qualche secondo di post down che mi piace perché vi vedo molto cariche. Ma ah, guarda, è finita, ok, vai vai, forza ragazze, vediamo un po' cosa combinate. E si piazza al primo posto con un rimborso spese di 1200 euro con il numero 104, Cristina Mennini. Allora ragazze, non è ancora finita qua, perché si porta questi due Stefania Veneziani. Allora, come ben vedete, non sono 5, ma bensì 6.
perché una di queste atlete sulla media di quelli che sono stati round e so quanto impegno ci ha messo, avremo modo col tempo di poter fare tante cose. Se non sento commenti qua veramente è la fine, il testosterone ormai è sceso. Allora, belle signorine, vogliamo farci girarci di fronte, cioè per me potreste anche stare tutta la sera così, però è bene magari rigirarsi frontalmente, di fronte, capisco che arieggia così, no, va bene? E chiediamo a Maria Grazia di farci una passeggiatina per farsi ammirare in tutta la sua bellezza. Quella che avete qua davanti, e abbiamo nella classifica in costume al terzo posto con il numero 17 la nostra Mariana Caudani. Oh, sono più sportive loro che applaudono che voi, che vi vedo un po' forte la vita. Vi facciamo una bella foto a queste ragazze? Una bella foto alle prime tre del round fisico. Benissimo. Federica e... perché non mi vengono più in mente i nomi. E Mariana, si possono accomodare. Maria Rita, la ringraziamo e speriamo di vederla la prossima volta alla nostra competizione.